nuovi strumenti diagnostici, terapie sempre più efficaci e attenzione agli effetti psicologici sui pazienti. Quest'anno l'Università di Ferrara ha deciso di dedicare a 3 studi sul Covid-19 la nuova campagna di crowdfunding d'Ateneo. La raccolta ha preso il via il 12 febbraio e vede al centro 3 team di ricerca su tematiche specifiche. Sconfiggere la pandemia identificando l'infezione SARS-CoV-2 latente è l'obiettivo del gruppo diretto della ricercatrice in microbiologia Daria Bortolotti. Noi vogliamo identificare i possibili tessuti in cui il virus SARS-CoV-2 si annida, si nasconde, per favorire un migliore tracciamento e limitare quindi la diffusione dell'infezione e anche migliorare il trattamento dei soggetti infetti. Tutto questo ovviamente come azione adiuvante anche alla strategia vaccinale che è in atto ad oggi nel nostro paese. Attaccare il SARS-CoV-2 con uno spray antivirale invece è ciò su cui insiste la ricerca di Gaia Colombo e del suo staff del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie. Il virus quindi ha il suo punto di accesso laddove inizia a moltiplicarsi nel naso e nelle vie respiratorie superiori. Ecco quindi la nostra idea per una terapia che a tutt'oggi non è disponibile per trattare la malattia e per evitare che progredisca dalla fase di infezione precoce verso le forme con gravità superiori. Infine, migliorare la qualità della vita in terapia intensiva con un supporto psicologico ai pazienti è il lavoro di cui ci ha parlato Savino Spadaro del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna. La pandemia Covid-19 ci ha obbligati a conoscere indici di contagiosità, numero di vaccini, ma poco sappiamo di quello che accade in terapia intensiva. La vita in terapia intensiva è una vita difficile che necessita di un adeguato supporto. Noi con questo progetto vogliamo offrire un supporto a chi sta vivendo sulla propria pelle il Covid-19. I 3 progetti sono descritti nel dettaglio su unifep.it.